Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come rimuovere il copyright su alcune immagini che noi prendiamo, ad esempio su DeviantArt, Wallhaven, eccetera eccetera, no? Quindi siti anche di, diciamo, image hosting. Io oggi prenderò ad esempio queste immagini che ho trovato su DeviantArt e come vedete ha il copyright. Allora, prima di cominciare questo tutorial, che andremo a fare con Photoshop ovviamente, vi consiglio, se voi fate questo tutorial, cioè se voi rimuovete il copyright da queste immagini prese da internet, di non pubblicarle online, perché queste sono immagini con copyright, quindi se voi pubblicate un lavoro di un altro spacciando per il vostro, ovviamente potete anche ricevere una denuncia per violazione di copyright. Fatelo per uso solo personale e non per uso diciamo professionale barra lavorativo. Quindi ora prendiamo la nostra immagine che abbiamo scaricato da internet e portiamola su Photoshop. Ora, quale strumento andremo a utilizzare? Andremo a utilizzare lo strumento toppa e poi lo strumento pleno correttivo o pleno correttivo al volo. Quindi cosa facciamo? Noi con lo strumento toppa ovviamente ingrandiamo. Consiglio una cosa se siete alle prime armi con Photoshop. Andate su modifica, preferenze, generali, andate su strumenti e fate zoom con rotellina scorrimento, così vedete con la rotellina zoomate. Secondo me è molto molto più comodo. Io ora non l'avevo attivato perché ho restato Windows, quindi devo riattivarlo. Quindi cosa facciamo adesso? Noi con lo strumento toppa prendiamo la parte con il copyright, facendo una selezione. Anche se non viene benissimo, va bene ugualmente, e trasciniamola qua. Lasciate, e come vedete, automaticamente lo strumento toppa prenderà questa parte e la incollerà qua. Anche se, come vedete, lui cerca di migliorare il più possibile l'immagine. Però, come vedete, qua si vede che lo strumento toppa, diciamo, non ha funzionato benissimo in questa parte. Non so se riuscite a vedere bene, ma anche in queste parti qua. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo lo strumento pennello correttivo e vediamo se va bene questo, se no utilizzeremo il pennello correttivo al volo. Quindi tenendo premuto Alt clicchiamo qua ad esempio e dopodiché clicchiamo sulla parte dove non vogliamo modificare. Come vedete viene molto molto bene. Modifichiamo anche questa parte. E come vedete abbiamo tolto il copyright dal lato sinistro. Come vedete cioè neanche si vede che noi abbiamo ritoccato l'immagine, perché ovviamente poi chi l'usa per utilizzo personale non gliene frega niente, perché non deve pubblicarlo online. Uno ad esempio, un vostro amico vede lo sfondo nel desktop, non capite se l'avete modificato o no, e quindi facendo questa utilizzando questo metodo ovviamente l'immagine viene molto molto bene. Ovviamente l'unica persona che ad esempio può vedere il vostro desktop capisce che qua avete appunto incollato lo stesso sfondo, capisce ovviamente dalle stelle che hanno la stessa posizione. Quindi cosa facciamo? O prendiamo le stelle ad esempio da qua, incolliamo una qua ad esempio, un'altra più di qua, un'altra più qua. Vedete che ora è più diversa, ad esempio togliamo queste due e come vedete l'immagine ora è stata perfettamente modificata senza nessun tipo di problema. Quindi così vedete che ora, ad esempio, il vostro amico non capisce che avete modificato l'immagine. Una volta che abbiamo finito qua su questo lato, facciamo quello sul lato destro. Questa immagine ha due copyright, non so perché. Se trovate l'immagine su internet, di solito ne hanno uno, o ne so, messo al centro o in basso, uno qua messo a destra in basso o a sinistra in basso, insomma, dipende dall'autore dove lo vuole impostare. Io di solito lo metto sempre qua in basso a destra. Come ripeto, anche se lo fate con i miei lavori non me ne frega nulla, basta che non li pubblicate online, perché ovviamente sono i miei lavori, non sono i vostri. Non prendete i meriti di altre persone, ecco. Perché ovviamente ci spendono tempo per fare questi tipi di lavori, e soprattutto di solito chi fa questi lavori, chi li pubblica ad esempio su DeviantArt, non li paga nessuno. E quindi non consiglio di fare questo tutorial se poi li pubblicate online. Quindi utilizzando sempre lo strumento top, facciamo anche questo lato. Come vedete qua è venuto quasi perfetto, eh? Non c'è quasi niente da modificare, tranne ovviamente un po', vedete, si vede un po' la forma. Non so se riuscite bene a vedere, se avete un buon monitor se riesce un po' a vedere appunto la forma dello strumento top che abbiamo fatto ora. Quindi andiamo a modificarlo con lo strumento correttivo. Ad esempio, vediamo questo, ecco qua.
come vedete l'immagine, cioè è venuta perfetta, non abbiamo fatto quasi nessuna modifica. Come vedete l'immagine è venuta molto molto bene. Quindi questo era il tutorial come rimuovere il copyright su alcune immagini. Come ho fatto io, vedete che io le utilizzo solo per scopo personale, cioè io le metto come sfondo del desktop. Questa ad esempio l'immagine mi piace un casino, quindi l'ho messa come sfondo del desktop. Ripeto, non ho pubblicato online perché potreste ricevere anche una denuncia da parte d'autore. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento se avete qualche problema o se avete qualche domanda da farmi. Iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!